È stata una serata all'insegna di sport, musica e beneficenza, quella che ieri ha visto la quarta edizione del Gran Galà Orazio Zaccai in scena al Teatro Metropolitan di Catania. Obiettivo di quest'anno è stato il sostegno alla Fondazione Face 3D, impegnata nello sviluppo delle tecniche 3D applicate alla chirurgia maxillofacciale per la ricostruzione del volto. Un fine nobile per un appuntamento divenuto ormai consuetudine per la città, sempre pronta a sostenere iniziative benefiche e unita nel ricordo del Commendator Zaccà, figura imprenditoriale storica e punto di riferimento dello sport etneo. A perpetuarne il ricordo il figlio, il cavaliere Francesco Zaccà, che ai nostri microfoni esprime la sua soddisfazione per la riuscita dell'evento. Vuol dire che c'è stata una grande partecipazione, che è considerato il momento particolare natalizio dove ci sono una serie di eventi in concomitanza. La risposta, non dico è stata buona, ma è stata ottima, ottima anche come le scorse edizioni, perché quest'anno col Gran Galà Orazio Zaccà vogliamo raccogliere quelli che sono stati i tre momenti fondamentali della vita di mio padre: l'amore per lo sport, per la cultura, per l'arte e per la solidarietà. Difatti questa sarà una serata di gradevolissima musica con i professori del Teatro Massimo Bellini, all'interno del quale verranno assegnati dei riconoscimenti. Il premio di eccellenza che quest'anno viene dato al professor Napoleone Rosolia, di adozione catanese della University of California, candidato al Nobel 2018 per aver scoperto la terapia per il cancro, per il tumore oculare. Alla Liz Brandler, giornalista di Story Channel, nota in Sicilia per aver fatto le trasmissioni su Philip Stern, quindi sullo sbarco degli alleati in Sicilia. Al cantante vicino a me, Lorenzo Licitra, che è sempre una realtà locale ragusana, siciliana, che è famoso a livello nazionale e ci auguriamo, anzi siamo sicuri, quando prima a livello internazionale. E alla signora Sara Doris, presidente della Fondazione Mediolanum, per l'opera benefica svolta dalla Fondazione. Poi ci sarà un momento dedicato alla premiazione dei vincitori del quarto Memorial Orazio Zaccà, gara di tiro che quest'anno abbiamo voluto dedicare ai caduti in divisa di tutte le forze di polizia, e ringraziamo anche proprio la Polizia di Stato per averci concesso l'alto patrocinio alla sua manifestazione, unitamente all'Università di Catania, alla Camera di Commercio della Sicilia Orientale e a tutti i nostri patrocinanti che da sempre ci accompagnano in questa iniziativa. Quest'anno, perché abbiamo detto, abbiamo parlato dello sport, della cultura, ma anche la manifestazione ha uno scopo solidale. Quest'anno abbiamo abbracciato la richiesta della Fondazione Face 3D, perché proprio sul territorio, su Catania, si propone un progetto importante, quello di costituire un polo di eccellenza unitamente come emanazione dell'Università del Sant'Orsola di Bologna, un polo di eccellenza per la chirurgia maxillofacciale, e grazie a queste azioni, alle raccolte di fondi, questo polo verrà dotato di un'apparecchiatura di bioingegneria ad alta tecnologia che consentirà di eseguire queste operazioni con una precisione millimetrica. Quindi ci auguriamo anche qua che Catania possa diventare non solo esempio ma anche polo di attrazione. Tanti protagonisti della serata premiati con il riconoscimento dedicato ai caduti in divisa. L'Associazione Azzurri di Valore ha inoltre riservato il premio Costanza e Dedizione a chi ha espresso queste qualità nel campo dell'impegno civile, della cultura e del progresso sociale. A riceverlo sono stati il professore Napoleone Ferrara della University of California, catanese di origine, premiato per le sue ricerche nel settore dell'oncologia oftalmica e candidato al Nobel 2018, alla giornalista Liz Bredner, a Sara Doris, presidente della Fondazione Mediolanum, per il sostegno a numerose iniziative benefiche, e dal tenore siciliano Lorenzo Licitra, vincitore dell'edizione 2017 di X Factor, orgoglioso del riconoscimento ricevuto. È sempre un'emozione fortissima, nonostante un grande obiettivo che si è realizzato un anno fa, un palco così importante, ma è sempre un'emozione forte tornare a casa. Tornare poi quello che è un significato importante, quando si tratta di solidarietà, quando si tratta di cuore, rispondo sempre in maniera celere, e quindi quando il Cavalier Zaccà insomma ha manifestato l'idea di questa serata così bella, così piena di significato, non potevo non esserci e portare insomma la mia testimonianza. A presentare questa carrellata di eccellenze, Salvo La Rosa, che sottolinea l'importanza dell'iniziativa.
E sono molto contento che Francesco Zacca mi abbia invitato ancora una volta a presentare questo memorial intitolato alla memoria del suo papà, quindi del commendatore Orazio Zacca, ma soprattutto un gran galà dedicato alla raccolta fondi per questa fondazione Face 3D che si occupa proprio di raccogliere fondi per la ricerca per quanto riguarda le malattie maxillofacciali e anche la consegna di borse di studio a medici che operano in questo settore, per cui premieremo anche personalità importanti del mondo della cultura, della musica, premieremo tanti sportivi, ci sarà il ricordo dei caduti in divisa perché appunto il Memorial Zacca è dedicato a loro e sarà una serata come sempre accade in questi casi dove il cuore e quindi la generosità della gente è al centro di tutto.